Dal Vangelo di Marco. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi. A ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Vegliate. È questa la parola che apre il periodo dell'Avvento. In questo momento dove è difficile sperare, dove la fede potrebbe perdersi nella paura, il Vangelo ci chiede di vegliare. Allora ci viene da pensare che chi ha più forze in questo momento, chi non si sente completamente smarrito, può vegliare per chi sta vivendo questo momento nella paura, nel buio e solo. Vegliare per l'altro, perché la salvezza sia per tutti, perché questo è il momento in cui nessuno deve rimanere solo, rischiando di farsi trovare addormentato. Il nostro esempio è Maria, la mamma di Gesù, ci insegna a vegliare e noi come famiglia vogliamo vegliare con lei, mettendo i più provati da questa pandemia e il mondo intero sotto il suo manto.